Marco Tullio Petrangelo, direttore di Promo Turismo FVG, un giorno dopo la chiusura per cessata gestione della precedente casa di cura Città di Udine, le Terme di Arta riaprono sotto il vostro simbolo. Sì, abbiamo avuto l'autorizzazione della Regione secondo quello che prevede la legge che istitutiva di Promo Turismo, l'autorizzazione a gestire per un periodo transitorio fino al 31 marzo, per il periodo che serve al Comune per indire le nuove gare per l'aggiudicazione del servizio. Ci siamo volentieri messi al servizio di questa richiesta che è venuta, perché riteniamo che questo stabilimento costituisca un'attrazione turistica fondamentale per questa regione e il turismo è il nostro mestiere. Rispetto ai servizi che venivano erogati sino allo scorso anno, all'inizio dell'anno, voi cosa permetterete si possa riaprire? Noi riapriremo tutta la parte che non riguarda la parte sanitaria, quindi l'area wellness e l'area estetica. Siamo in Carnia, si parla di turismo, un'occasione anche per fare il punto di come sta andando questa stagione molto difficile dal punto di vista meteorologico. Questo è uno degli anni più impegnativi sotto il profilo meteorologico. La neve non c'è, non è venuta, e fin qua è un pezzo del problema. L'altro pezzo del problema è che non ci sono state neanche le condizioni meteo per poter fare l'innevamento artificiale secondo le tecnologie e le capacità che abbiamo, perché il fenomeno dell'inversione termica, cioè che nelle alte quote la temperatura è più alta che a Fondovalle, è stata permanente per tutto quanto il mese di dicembre, con sbalzi anche di 15 gradi. E quindi è stato anche molto difficile fare la neve, e quindi quello che c'è è veramente frutto di un miracolo e della grande esperienza e capacità professionale dei nostri tecnici e dei nostri impianti. Dal 1 gennaio sono andate a fusione Turismo FVG e Promotour, come sta procedendo? Stiamo nelle due strutture, già col fatto che ero direttore di tutte e due, insomma in qualche maniera il finanziamento è stato lungo tutti gli ultimi mesi del 2015. Adesso però sappiamo tutti che dopo il matrimonio ci sono i problemi della convivenza quotidiana, quindi di strutturare nella pratica l'organizzazione che avevamo messo a punto nei mesi finali dell'anno.